Si è spento fra le mie braccia. Forse è stato proprio lui a ridarmi la vita. Perché? Perché mi ha lasciato il regalo del Vangelo. E io ho potuto finalmente rileggerlo con occhi nuovi. E cioè? Bisogna dare, Chiara, il messaggio di Cristo. È diventato ora per me accecante come un lampo che ti colpisce dentro il cuore. Avanti, dillo! Bisogna privarsi di tutto, bisogna darlo ai poveri, a chi patisce la fame, la malattia, a chi non vive più, a chi non spera più. La falce viaggia tra i lunghi, folti, sottili, fili di grano, taglia, recide, strong, uccide, gode. Basta parlare di morte, sembra che siamo noi a inseguire lei. Il fatto che costui si sia vergognosamente denudato in una piazza di fronte a tanta gente e che abbia già diversi seguaci che prima erano ricchi e adesso praticano la povertà più assoluta, sa di fanatismo, sa di cospirazione e poi vuole anche ricostruire quel rudere di San Damiano per farne una chiesa tutta sua. Insomma, sento odore di eresia. Se Francesco vuole andare dal Papa, lo fa innanzitutto per inginocchiarsi davanti a sua santità. Cuore vostro, datemi anche la grandezza che il Vangelo ha dato a voi. Il dolore e la povertà profumano di incenso e trasformano la sofferenza in santità. Queste parole dette da un uomo come voi hanno per me un valore inestimabile. Vi guardo e so che non mi abbandonerete mai. Grazie all'amore questo sogno ci unirà, nella speranza che ogni uomo capisca. Per questo è grande il cielo da qua giù, da più bellezza al mondo, se lo amiamo un po' di più. Ho rinunciato ai beni materiali in favore di una vita spirituale. Ora che in me arde la vita, tutte le cose vane bruciano, tutto ciò che non dà frutto si consuma. Ho rinunciato alla vanità per la bellezza che avvicina l'uomo a Dio. Ed è la cosa più bella che mi potesse accadere. Noi uomini, però, amiamo essere ammirati. Alcuni dicono che sei più bella adesso. Tanto male, se noi non ci svegliamo, il male avrà la meglio. E perché? Perché siamo un po' tutti lupi di Gubbio. Essere cinici, cattivi, egoisti, è facile al giorno d'oggi e va di moda. Non so se basterà una corda e un ruvido saio a redimere un lupo di Gubbio. Quanto è morbido quel guanciale di pietra, mi sembra quasi di poggiare il capo su una delle tue nuvole scompigliate dal fruscio delle ali degli angeli. Non mangio da 3 giorni e sto bene.
Il mio digiuno si chiama amore e mi riempie stomaco e cuore. È come se li facessi sazia solo di te, solo di te. Unico cibo, unico amore, unico... Pensate perciò a cosa berrete e a cosa mangerete. È chiaro? Sì, sì, è chiaro. Ho solo paura di non farcela. Credere nella provvidenza, oltre che a credere in una cosa sacra e molto importante, è un atto di fiducia. È un atto di fiducia in Dio. Noi non moriremo per colpa della sua distrazione. Perché se tu pensi a Lui, Lui pensa a te. E puntualmente ti sarà accanto ogni giorno con una mela, con un sorriso inaspettato, con un atto di generosità nei tuoi confronti. Pensare a domani è sbagliato. Pensare a noi e a Dio oggi è quello che dobbiamo fare. Solo così ci salveremo tutti. Chissà se tornerà mai. Forse morirà. Gli è pieno di pericoli. Lì c'è morte, c'è guerra e disperazione. I mori lo uccideranno, i mori lo impiccheranno. Lui è di un'altra religione, di un'altra fede. I mori non capiranno la sua fede e il suo amore. Noi e loro abbiamo lo stesso Dio e l'amore è di tutti. Forse capiranno. Chissà se tornerà.